clima è stato di festa in questa settimana di cori, scherzi e picnic all'aperto. Una festa più che meritata per l'Avellino di Giovanni Bucaro dopo una cavalcata lunga e incredibile finita nel migliore dei modi. Domani arriva il Bari al Partenio Lombardi per la Pool Scudetto, un mini torneo che decreterà la migliore formazione della Serie B. Ma diciamo la verità, l'unica vera soddisfazione che vogliono togliersi i tifosi biancoverdi è solo quella di battere i pugliesi, vista l'antichissima rivalità e anche l'ultimo precedente. Era la Pasquetta del 2018, la sconfitta pesante per 2-1 costò la panchina a Walter Novellino, ci fu la rottura momentanea tra la curva e Matteo Ardemagni, e cresceva la paura di perdere la Serie B, che invece proprio oggi, un anno fa, fu salvata nella notte di Terni. Perché ora, non nascondiamoci, il pensiero di tutti appassionati dell'Upennone è proprio quello di ritornare subito tra i cadetti, di riprenderci tutto quello che era nostro, tanto per fare una citazione, seppure in italiano, di Gomorra. L'entusiasmo è tornato forte, dilagante, come dimostrano le lunghe file ai botteghini. Per la sfida contro il Bari sono attesi oltre 5.000 tifosi, di cui 500 solo dalla città pugliese. E il fatto che ovunque si parli di nuovo di calcio e delle emozioni che solo questo sport sa regalare non è davvero da poco. Ed ora tutto questo enorme, importante patrimonio non va sprecato, ma anzi salvaguardato, coccolato e fatto crescere. Lo sa anche Gian Andrea De Cesare, che si è reso conto a Rieti e non solo di cosa voglia dire rappresentare l'Avellino Calcio. Ed allora che la Pool Scudetto abbia inizio, ma soprattutto che la festa continui battendo il Bari in una partita finalmente all'altezza della storia dell'Avellino.